Dopo la burrasca che ha spazzato via il tecnico, all'Aurora Travagliato è anche il tempo di sereno, con il tecnico arrivato dalle Juniores recenti, che festeggia la vittoria sul Sarni, quella matematica salvezza delle Furie Rosse che contro i ragazzi di Duci partono fortissimo, in una sfida che mette in palio punti pesanti. I padroni di casa la prima palla gol la confezionano al primo minuto, con Paghera che solo davanti a Pagliuso fa fare un figurone al portiere, che respinge anche il successivo tentativo di Mamone. Sullo stesso asse arriva anche il pericolo con il Sarnico, che parte sbandando ma corregge il tiro in corsa. Mentre le Furie Rosse davanti dimostrano di avere buone trame, anche se non grandi finalizzatori, i ragazzi di Duci faticano a farsi vedere, con Barouà preferito a Giordano al centro dell'attacco. Gli ospiti, che di punti hanno bisogno per riemergere dalle acque dei play-out, cercano di organizzare la loro offensiva diretti da Nichesola, ma riescono solo a farsi vedere alla mezz'ora con un calcio piazzato di Scalvenzi che non va a bersaglio. I minuti corrono, la partita non si sblocca, ma a farsi preferire è il Travagliato, anche se non ci sono grossi pericoli per la porta di Pagliuso. Ancora meno per quella di Bertoli, che davanti a lui al 42esimo vede solo Barouà protestare per un presunto abbraccio di Colì. Nella ripresa il Sarnico parte forte, al quarto minuto crea la sua palla gol con Sora che mette palla in mezzo, dove Scalvenzi anticipa Bertoli in uscita ma non riesce a depositare in rete. Anche al 14esimo il Sarnico si rende pericoloso, ma Barouà viene chiuso al momento decisivo e il Travagliato si salva. Al 17esimo Duci lancia Carrara per Scalvenzi, mentre il Travagliato risponde con una buona palla per Paghera che il numero 9 non capitalizza. A capitalizzare al 25esimo ci pensa Colì, che è il più lesto di tutti su azione di calcio d'angolo a mettere in rete, approfittando della ribattuta del palo che aveva salvato il Sarnico sulla conclusione di prima intenzione di Salvi. Travagliato in vantaggio con il migliore dei suoi e salvezza che ormai diventa una certezza. Il Sarnico, che nel frattempo aveva mandato in campo Giordano, prova a reagire e proprio con il nuovo entrato attaccante crea la sua occasionissima al 32esimo, quando l'azione ospite lo porta davanti a Bertoli, ma il suo tocco a scavalcarlo viene fermato proprio sulla linea di porta dalla scivolata di Milanesi, che tiene in vantaggio il Travagliato e strozza l'urlo di gioia in gol a Giordano. Il Sarnico ci riprova al 35esimo con un'azione insistita, questa volta conclusa da Sora, su cui è pronto Bertoli, che subisce fallo da Mandelli, piombato sulla respinta alla ricerca dell'1-1. Arriva invece il 2-0, ma siamo al 90esimo, quando Chinelli chiama in causa Pagliuso con i piedi. Il rinvio del giovane portiere non è impeccabile, ma quello che fa Falciotto è una prodezza balistica di rara bellezza che incastona la salvezza matematica del Travagliato e condanna all'agonia il Sarnico. La salvezza diretta dista solo 2 punti, Rezzato e Orsa Trismoca sono gli ostacoli che i ragazzi di Duci troveranno sulla loro strada in salita nei 180 minuti finali.